Ciao ragazzi, sono Luisa Chione e oggi ho intenzione di realizzare il nuovo slime più scientifico e perfetto del mondo. Ragazzi, mi vedete? È il momento dello slime! It's slime time! Hashtag slime con Sofì popolare. Ah, è tempo di picchiare qualche slime! E prima cosa, come potete vedere, mi trovo nel mio studio. Io qui lavoro e faccio tutti gli esperimenti scientifici. C'è infatti la cartina del mondo e poi c'è anche una lavagna che può sempre servire per fare i calcoli. Più un banco, ci sono tutti gli attrezzi da lavoro. Vi starete chiedendo, ma cosa c'entra un termometro per misurare la temperatura dello slime? Già, perché la scienza è fatta di numeri e non è mica fatta di vanvera. Capito? Di vanvera. Per prima cosa, come primo step, vado a prendere dalla mia pochette gli ingredienti per realizzare lo slime. Ovviamente ho questa colla rosa, perché dovete sapere che il mio colore preferito è il rosa, assolutamente. Non posso vedere tutti quei colori un po' giallognoli, schifezze. Il mio preferito è il rosa, infatti cerco di circondarmi di tutto ciò che è rosa o oro, ma sicuramente tutto ciò che è glitterato, perché io sono una stella. Quindi mettiamo questa bellissima colla che dopo andremo a mescolare con questa spatolina rosa. Ovviamente tutto deve essere super fashion. Super fashion, come la canzone dei Me Contro Te. Super fashion. È molto carina quella canzone, anche se io personalmente non seguo molto i canali YouTube, però la canzone mi piace. Per fare lo slime, ovviamente un bullo non usa mica una ciotola, ma per l'occasione usiamo questo cappellino preso a un mio compagno di classe. Io l'ho rubato e oggi lo useremo come ciotola per fare lo slime. È perfetto, è una scodella. E quando poi sarà pieno di slime io lo rimetteremo in testa, così, e rimarrà tutto appiccicato in testa. Bellissimo, perfetto. Per prima cosa bisogna mettere la colla. La colla è un ingrediente fondamentale. Qui abbiamo la colla dei Me Contro Te azzurra metallizzata e l'andremo a mettere nella ciotola, ma nelle quantità esatte. E per farlo andrò a ripassare prima i miei appunti che ho segnato nel diario dei Me Contro Te. Questo qui è il loro nuovo diario della nuova collezione scolastica ed è bellissimo, è ricco di esperimenti, di giochi, di curiosità. E in queste pagine ho segnato la ricetta per lo slime. Aspetta che la prendo. Allora, ecco qui. Per prima cosa aggiungere la colla, esattamente 23 mg. Posiamo il diario, che se volete prendere anche voi trovate in tutte le cattorie e le edicole, e andiamo a mettere 23 ml di colla. Per farlo useremo una siringa, fondamentale per estrarre la giusta quantità di colla. Adesso arriva il momento più difficile, ragazzi. Dovrei aprire questa colla, che è una cosa terribile, a parte che è durissima. Poi rischierò di sporcarmi le mani. Aspettate, ok. Per fortuna c'è il tappino di sicurezza, ma adesso come lo tolgo? Se lo tolgo mi sporco, già lo so. Che obbrobrio. Immaginate tutte le mie mani appiccicaticce. E poi le mie mani così? No, aspettate. Devo mettere qualche anello. In questo modo lo slime saprà che io sono una vera principessa, perché vedrai i miei anelli a forma di corona. Non perdiamo altro tempo e via. Che cosa disgustosa! Mi viene a vomitare! Dove lo metto questo? Si è appiccicata al dito! Blu. Che cosa obbrobriosa! Scolla, per favore, adesso non andare in nessun altro posto se non lì dentro. Non vorrei mica sporcarmi. E per l'occasione useremo anche una colla di un colore molto particolare, ovvero viola. Viola come il colore dei cattivi, il colore del signoresse di perfidia. Io li adoro, sono fan del signoresse di perfidia perché sono così cattivi. Sono odiosi al punto giusto. Sì. Mettiamoci qui, siamo molto attenti perché potrebbe essere pericoloso. E tiriamo su la colla, ecco. Ragazzi, guardate, ho preso proprio la colla, è una siringa di colla. La vado a mettere qui dentro, sì. Vado tutta, sì, guardate, sta funzionando perfettamente. No, ma non ci credo. Questi erano esattamente 12 mg, dobbiamo aggiungere altri 11. Facciamo così, milligrammi, sono così. Ecco qua, la nostra siringa, e andiamo ad aggiungere qui dentro. Né un grammo di più, né un grammo di meno. Stop, stop, stop.
Va bene così, fermiamoci, fermi tutti. Posiamo la siringa e a questo punto dovremmo andare a pesare il contenuto. Ma siccome so che tanto è perfetto, non c'è bisogno. Controllo della temperatura. 23 gradi e 9, la temperatura perfetta che deve avere lo slime per essere della consistenza morbida esatta. Perché se è un po' troppo freddo diventa troppo duro, se è troppo caldo diventa troppo mollo. Oh, la colla, devo farle vedere ai miei follower. Aspettate, prendo subito il telefono. Chi ha la colla più bella del mondo? Io, perché sono la più bella del mondo. Sono anche molto simpatica e umile. Adesso la metto tutta per bene. Ecco qua. In realtà a me lo slime non piace. Se devo dire la verità, mi fa schifo. Lo faccio soltanto perché è una cosa cool, una cosa che va alla moda. E ovviamente io che sono la più popolare, la migliore, devo sempre fare tutto ciò che è alla moda. Però non vi nego che mi sto disgustando. Prendiamo subito la colla e la andiamo a versare. Guardate qua che schifo. Si distruggerà sicuramente il cappello e dovrà dire addio ai suoi capelli, non appena lo indosserà. Versiamola tutta per sicurezza, non vorrei che ne rimanga un po' di fuori. Ok, così. A questo punto dobbiamo aggiungere il bicarbonato. Per farlo dobbiamo prendere esatte quantità di bicarbonato, che sarebbe un mezzo cucchiaino. Vedete? Questa polverina bianca è bicarbonato. È caduto il bicarbonato, è caduto il bicarbonato, bicarbonato. E vabbè, dai, non fa niente. Lo mettiamo qui così. Il bicarbonato che rimane in più lo mettiamo qui dentro e lo chiudiamo per sicurezza. Non vorrei che si possa inumidire con l'umidità dell'aria. Iniziamo prima a mescolare. E solo che la spatola è più grande dello slime, quindi devo mescolare solamente con una puntata di slime. Ecco qua. Adesso però ovviamente vado a mettere dei glitter. Metto questi qui in rosa. Lo slime di Sofì Popolare non può che essere glitterato. Metto la polvere di stella, perché io sono una stella. Wow, devo dire che però dopo tutto questi glitter non sono niente male. A questo punto devo andare a mescolare con questo forchetta. È una forchetta? O un coltello? Non saprei. Ma cosa importa? Alla fine io di cucina non me ne intendo, perché ovviamente mica cucino io a casa. Tantissime persone che cucinano per me. Il papi ha 8 cuochi, 9 camerieri. È meglio di stare al ristorante. Io praticamente in cucina non sono mai entrata e mai ci entrerò. Che schifo, tutte quelle pentole e appiccicaticce sporche. E poi per non parlare della lavastoviglie, dove all'interno ci sono tutte quelle cose. Sono pericolose. Devo dire che è abbastanza disgustoso. Quindi lo slime è finito? È così che si fa? Aspettate, non vorrei che ho dimenticato qualche passaggio. Cioè, ovviamente io non dimentico mai niente. Non vorrei che non erano stati chiari nello spiegarmelo. Un attimo che chiedo ai miei follower. E a questo punto aggiungiamo gli attivatori. Mettiamo il bicarbonato. Io non sono molto bravo con le unità di misura e con le precisioni. Non farò come quel secchione che usava il cucchiaino, ma prenderò un pugno di bicarbonato e lo butto così. Ecco qua. Perfetto. Che schifo. E per mescolare ovviamente useremo questa spatola di metallo, dura come l'acciaio, perfetta per mescolare. Prendiamo il cappello e iniziamo a mescolare. Mescoliamo e aggiungiamo il liquido per lenti. Benissimo, aggiungiamone tanto in modo da renderlo schifosamente appiccicoso. Già, perché io adoro lo slime che sembra tipo muco, non quello tutto fatto bene, tutto preciso come quel secchione compagno di classe. Perché non si sta formando? Slime, formati, ho detto, ah! Dai, formati, perché non ti formi? Mi sa che devo mettere altri ingredienti. Anzi, forse l'ingrediente che manca è la forza. Eccolo, si sta formando. A questo punto aggiungiamo il liquido per le lenti. E per farlo useremo queste pinze, perché non dobbiamo rischiare di bagnarci con il liquido per le lenti. Potrebbe essere pericoloso. Ho preso l'ampolla. Andiamo a versare il liquido. Oh, cavolo, aiuto.
aiuto, arriva, arriva, ecco, 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 ti liquido per lenti, liquido per lenti. Basta, basta così, perfetto, riposiamo l'ampolla e continuiamo a mescolare. A questo punto dovrebbe essere riuscito. Sì, mi sa tanto di sì, si sta fumando lo slime. Lo posso già prendere. Oh, è bellissimo, ha una consistenza perfetta. Lo metterò sicuramente nei miei archivi degli slime e lo potrò studiare per bene nel mio laboratorio. Wow! Follower! Fate qualcosa di utile! Spiegatemi quali sono tutti i passaggi per realizzare lo slime! Dopo la colla va messo il liquido per lenti e il bicarbonato? E chi ce li ha quelli? Perché non me lo dicevate prima che dovevo prenderli? Scusate, me l'avete detto? Poi cos'è il liquido per lenti? Non ce l'ho. Niente ragazzi, questo schifo può finire qui. Bleh. Non lo tocco ovviamente perché è tutto appiccicoso. Quindi... guardate il colore, ma come fa a piacere? Perché la gente dovrebbe piacere questa sostanza tutta appiccicosa? Io non ci penso neanche a toccarlo. Dai, scendi dal cappello, staccati. Cavolo, si sta attaccando da tutte le parti. Ecco qui. Ah, che schifo. E ora diamo un'ultima mescolatina con le maniere forti, ecco. Quindi potremmo usare questi dei pugni per mescolare tutto. Il nostro slime putrefacente si è formato. Che schifo! Lo porterò in classe e lo metterò nello zaino della popolare. Ma comunque speriamo che oggi siete riusciti a strapparvi un sorriso e noi ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Ciao!